comprendere che quando un'opera così importante arriva sul territorio non è facile accettarla immediatamente, c'è bisogno di un percorso di approfondimento, metabolizzazione, comprensione. È normale, stiamo andando a casa loro a costruire un'opera di una certa rilevanza e quindi ci vuole del tempo. Questo è il dettaglio della situazione energetica nella regione, sono dati ufficiali. Il 20% è prodotta da energia tradizionale, quindi olio, gas, carbone, biomasse, un 31% da fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico, e un 16% da altre fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico. Questo progetto ha visto un percorso di dialogo con le amministrazioni fatto da Abruzzo Energia, perché questa è una connessione che Abruzzo Energia ha portato avanti e l'autorizzazione l'ha acquisita Abruzzo Energia. E comunque Abruzzo Energia ha chiuso degli accordi con il territorio, con delle convenzioni sulle compensazioni che hanno previsto anche l'accettazione dell'opera. Terna è entrato in ballo successivamente quando, attraverso un decreto, il progetto è stato volturato, cioè è stato passato a Terna e Terna ne è diventata il responsabile. Stiamo parlando del marzo 2013, il tempo di fare una progettazione esecutiva, ed eccoci che siamo arrivati ai giorni d'oggi. Abbiamo aperto da qualche tempo i cantieri e abbiamo ritenuto necessario e opportuno aprire un dialogo diretto col cittadino. In regione abbiamo una centrale, quella di Gissi, che attualmente immette in rete su questa linea continua che da Larino arriva fino a Villanova. Questa dorsale elettrica è un'autostrada dell'energia elettrica. Attualmente è molto trafficata in termini di energia perché dal sud Italia l'energia che tende a salire verso il centro Italia e segue proprio quella dorsale elettrica che vi stavo facendo vedere, cioè questa. E allora la centrale Gissi ha chiesto a Terna, che per legge deve dare e studiare soluzioni di connessione a chiunque ne fa richiesta, ha chiesto a Terna: ma io ho bisogno di un'altra connessione. Qual è il nodo dove posso agganciarmi e in questo modo produrre e immettere in rete tutta l'energia che posso? E Terna gli ha detto: il primo nodo utile è quello di Villanova, perché da Villanova partono due dorsali a 380 kV e c'è anche una linea a 220, questa verde che vedete qui. Il 21 dicembre del 2009 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il progetto. A gennaio del 2010 il Ministero ha avviato formalmente il procedimento. Il 3 febbraio Abruzzo Energia ha presentato al Ministero dell'Ambiente istanza per la valutazione di impatto ambientale e a questo punto si è espletata la valutazione di impatto ambientale. In giallo e ocra trovate qui i comuni che hanno sottoscritto, le ultime tre in giallo, Castelfrentano, Lanciano e Paglieta, non hanno voluto sottoscrivere protocolli d'intesa. Successivamente, lo vedete in arancione un po' più scuro, tre comuni, Casale Incontrada, Casa Canditella e Orsogna, hanno ritirato e sospeso la delibera che aveva approvato a suo tempo l'accordo, quindi la convenzione. Questo progetto che è stato presentato da Abruzzo Energia con tralicci troncopiramidali e la possibilità di utilizzare i pari monostelo, trovate negli allegati nella documentazione progettuale, e l'intervento è stato autorizzato così come presentato, senza alcuna limitazione dei sostegni. Successivamente è stato aperto il cantiere, il 5 maggio 2014 è stato formalmente aperto il cantiere e questa comunicazione è stata inviata a tutte le amministrazioni coinvolte, Regione Abruzzo, Autorità di Bacino, all'ARPA, alla provincia di Chieti e Pescara, ai comuni, tutti i comuni interessati. Abbiamo un istituto internazionale, si chiama ICNIRP, che è la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, che ha individuato dei limiti di riferimento. Questi limiti sono stati prima fissati in 100 microtesla per la tutela della salute all'esposizione ai campi elettromagnetici e successivamente questo valore è stato spostato a 200 microtesla perché è stato da loro ritenuto troppo restrittivo. Questo valore dell'ICNIRP è stato un riferimento per la Commissione europea per fissare un valore di una raccomandazione europea, quindi è una norma istituita dalla Commissione europea che dà indicazione a tutti gli Stati membri e dice: guardate, il valore di riferimento è 100 microtesla. Lo Stato italiano, in applicazione del principio di precauzione, quindi proprio in applicazione del principio di precauzione, ha fissato valori di riferimento pari a 10 microtesla per le linee esistenti e 3 microtesla per le linee nuove.
Inoltre, un elettrodotto in cavo interrato, mentre una linea in aereo è un sostegno ogni 400 metri, una piazzola 10 metri per 10 che si sottrae al territorio, e se noi le sommiamo tutte per i 151 sostegni abbiamo meno di 2 ettari che vengono sottratti, se noi facciamo una linea in cavo interrato andiamo a sottrarre invece 140 ettari. Queste sono le 4 terne, le 2 terne che per andare in cavo interrato e avere la stessa capacità di trasporto devono stoppiarsi, sono 4 terne e occupano una fascia di 20 metri. Per l'autorità di bacino ci ha chiesto di valutare, di simulare una piena dei fiumi almeno di 3 metri, quindi come se il livello del Pescara salisse di 3 metri, con una velocità di deflusso laminare, quindi una velocità della corrente di circa 3 metri al secondo, quindi in verità considerevole, e ci ha chiesto di valutare l'impatto e la forza dell'impatto di un tronco di un albero lungo 12 metri con apparato radicale e apparato fogliare, che ovviamente ha una sua capacità di attrito e quindi di fermare e se trasportare le acque, trasportata questa corrente e che fosse scagliato la corrente sui nostri sostegni. Ecco, queste valutazioni progettuali l'autorità di bacino le ha valutate e ha quindi valutato che i nostri sostegni fossero capaci di reggere questi impatti. I nostri sostegni arrivano fino, le fondazioni, i sostegni fatti con dei micropali, dei pali trivellati, arrivano fino a 30 metri di profondità e quindi hanno ovviamente una capacità di penetrare come se fossero delle radici che arrivano in profondità del terreno. E quello che dico è che però una concertazione con le popolazioni, con le amministrazioni comunali, con gli enti locali andava fatta preventivamente a monte. Questa è una cosa che purtroppo qui non si potrà più rimediare. Poi siete venuti a casa nostra a fare gli accordi bonari. Per voi bonario significa dire ai proprietari: vi conviene firmare, tanto altrimenti passa lo stesso e poi non prenderete un soldo. Questo per voi è un accordo bonario? Lei esercita un diritto e naturalmente anche a terra esercita il proprio diritto di quello di fare un servizio pubblico. In quel momento noi stavamo esercitando quel diritto, quindi lei può ritenere che sia opportuno il suo comportamento, ha anche parlato di opposizione pacifica, c'è qualche filmato che credo che proprio non rientri nell'opposizione pacifica in qualche caso, però per carità dico, ma ci sono, in questo caso non voglio interrompere, in questo caso c'è una procura della Repubblica che farà le proprie indagini e poi stabilirà se effettivamente lei ha correttamente esercitato il suo diritto e noi abbiamo correttamente esercitato il nostro. Ma di che sta parlando? Come fanno a saperlo? Cioè se entra in un fondo con una carotatrice, con una macchina... Ma non va, di che va di notte tempo in un fondo con una macchina carotatrice, ma che ci vuole? Ma di che sta parlando? È legittimo questo deve dire, è legittimo, domanda. Se è stato fatto senza l'accesso al fondo non è legittimo, ma già gliel'ho detto prima. Non ne abbiamo fatto. Allora, vabbè. L'avete sentito tutti che hanno detto che non è chiuso la torre. Lo scorso febbraio personale specializzato ha avuto accesso a piedi per l'espletamento di verifiche non invasive. Le verifiche non hanno riguardato l'esecuzione di alcun sondaggio e ci sono adesso i carotaggi eseguiti il 25 marzo 2014. E mi chiedete se io lo sapevo. No, non lo sapevo perché mi avete risposto che non l'avete fatto. Però adesso sono venuti fuori documenti che dimostrano esattamente il contrario. Ma ora poi li vediamo questi documenti perché anzi, ne dico di più, faremo riaprire il procedimento che lei ha tanto insistito che è stato archiviato. Tanto che ci tiene. Vabbè, verranno fuori sempre se non verrà. Per la trasparenza ci ha detto che era stato archiviato, l'ha detto più volte. Che quel procedimento a seguito di questi atti sarà riaperto. No, ma guardi, è riaperto per qualche altra cosa del processo. No, è riaperto per questo, perché voi siete entrati sul terreno della signora a prelevare 6 campioni di terreno dicendo che invece stavate a fare una passeggiata. Sì. Per questo motivo sarà riaperto. Caro ingegnere. Ma ancora non mi ha fatto dire, non mi ha fatto capire dove io ho scritto che è stata una passeggiata. Ancora non l'ha citato, ancora non l'ha detto. Lei l'ha detto con i suoi atti. No, l'ha detto lei. Vabbè, è andata a mettere 2 picchetti, lei, siamo andati a mettere 2 picchetti. No, siete andati a fare 6 carotaggi. Va bene. Lo dica le persone cosa hanno fatto. Di Pasquale. Senti, tranquillo. Mi ascolti, questa sera ho capito perfettamente come funziona te. Avevo dei dubbi.
dei piccoli dubbi, ma stasera vi si sono schiariti tutti. Sono contento per lei. Sono contento per lei. Mi faccia dire una cosa, per piacere. Si tranquillizzi. Questo è un luogo dove ci si confronta in maniera civile, quindi si tranquillizzi e abbiamo tutti modo di parlare. Allora, le dico questo. Lei ci ha fatto vedere, molto cortesemente, delle slide con delle fotografie di pagine scritte talmente piccole che non leggiamo. È scritto... Pasquale, lei è incorreggibile. Bravo, ce li ha qua per piacere. Quello è il PC. Bravo. Facciamo. No, ma mi porti le carte, mi faccia la cortesia, le lascio la mia. Le vuole vedere? Vuole vedere la vostra prescrizione? Di Pasquale. Lei deve avere la pazienza di farmi parlare. Ecco, mi mandi le, via le carte. Tutti i sondaggi che avete fatto? Tutte le carte. Vuole vedere tutti i dati? Sì, 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 grazie. Sì, grazie, per piacere. Adesso, ora, in questo momento. Adesso, grazie. Non strilli, non strilli. È molto semplice. Non strilli. Se lei non lo toglie. Non c'è bisogno di strillare. Molto semplice. Ma squadra, io non sto strillando. Non strilli anche lei. Vi sto chiedendo, lei fa delle affermazioni. Davanti ai suoi concittadini, lei sta facendo le affermazioni, le sto chiedendo la cortesia di produrre gli originali documenti, copie e documenti, non questi che non si legge niente. Per piacere, si connette al sito del Ministero dell'Ambiente e si vada a vedere allora, quello che voi avete mandato. Lei sta accusando per di alcune cose. Le chiedo la cortesia di documentare in maniera leggibile quello che sta dicendo, così noi le possiamo rispondere. Fatto in questo modo, sono delle affermazioni su delle cose che non si riescono a leggere e lei sta montando tutto su delle cose che non si riescono a leggere. Le chiedo la cortesia. Ma voglio gli originali! Voglio verificare lette, copie delle lettere! All'istante! Me le faccio vedere! Le chiedo davanti ai suoi cittadini! Ora! Le chiedo di farle vedere davanti ai cittadini! Ora! Siamo a disposizione, io rimango qua fino a mezzanotte. Ma vuole vedere adesso? Ce l'ho! Sì. Cosa diavolo vuole? Perché cosa diavolo vuole? Lo vuole? Me le metti in dubbio di quello che lei ha depositato al ministero. Lei mi sta mettendo delle... Io sì. passo dalla popolazione qua, dai suoi colleghi, e chiedo ai suoi colleghi si riescono a leggere quello che ha scritto sulle slide. Perché? Mi legga quello scritto. Scarico quello che ha consegnato al ministero, se lo leggo. Per piacere. Ma c'è la signora, la legga. La correttezza prima va documentata e poi va E non avete correttezza e non siete e dite cose non vere. La mia pazienza ha raggiunto i limiti insopportabili. Perché voi non siete corretti, perché lei non è corretto. E io questa sera gliel'ho dimostrato. Ma lei non ha dimostrato niente. Non avete osservato le prescrizioni. Non avete osservato le prescrizioni. Avete aperto i cantieri senza osservare l'atto di autorizzazione. Avete fatto dei cavotaggi sui terreni privati senza avere atti legittimanti. Avete fatto un macello. La vostra documentazione è ciò che avete affermato. Ma la documentazione che avete affermato? Ma certamente. Guardi, abbiamo tutto quanto. Il punto è che per produrre la documentazione bisogna capire qual è la domanda. La domanda che fa il signor Di Pasquale. Quali sono? Mi dica il numero. La sua, va bene. Se la vado a vedere. Mi dica il numero.